Giornata di intenso lavoro oggi a Montecitorio, questa mattina l'informativa urgente del Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, nel pomeriggio l'intervento del Ministro dell'Interno Maroni. Presidente Cota, il punto della situazione qui a Palazzo di Montecitorio? Beh, oggi, come ha detto lei, è una giornata sicuramente intensa, ci sono state queste due informative del governo, una sulla crisi dei mercati finanziari e sulle misure che il governo ha adottato con il decreto legge di ieri, e l'altra, la informativa di Maroni su questi ultimi episodi. Per quanto riguarda il primo aspetto, direi che il governo si è mosso nella direzione giusta, cioè quella di intervenire con un provvedimento che dà una garanzia ulteriore alle famiglie rispetto a quello che è il destino dei loro risparmi, che già erano garantiti da un fondo interbancario fino a 103.000 euro, però questo intervento con questa garanzia da parte dello Stato, diciamo, è un segnale ulteriore. Va detto, come ha anche ricordato Giorgetti nel corso del suo intervento, che quello che è successo in America, insomma, dimostra la crisi anche di una certa economia che noi abbiamo sempre contestato, cioè l'economia non basata sul lavoro ma basata sulla globalizzazione e sui grandi movimenti finanziari, cioè un'economia virtuale diversa dall'economia reale. La Lega l'aveva sempre detto, oggi si scopre che evidentemente tutto questo era una bolla di sapone che però è scoppiata in faccia alle famiglie soprattutto degli americani. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo un sistema bancario diverso, in gran parte diverso, però è chiaro che queste crisi poi sono come delle onde, noi vogliamo fare in modo che da noi ci si possa riparare, insomma. Mentre invece per quanto riguarda l'informativa del ministro Maroni, sta succedendo un po' questo, che il ministro sta andando avanti con una politica assolutamente giusta e di rigore e di chiarezza nel contrasto all'immigrazione clandestina e nella difesa della sicurezza dei cittadini. A fronte di questo ci sono tutta una serie di strumentalizzazioni che vogliono far passare il concetto che da noi c'è un clima di razzismo, anzi che addirittura le politiche del governo alimentano il razzismo. E questo è evidentemente, io direi, una buffonata questa posizione, e è stata smentita puntualmente non solo dal ministro, ma questo ci dà anche l'occasione di fare una riflessione su che cos'è che alimenta il razzismo. E il razzismo viene proprio alimentato da politiche sbagliate sull'immigrazione, cioè si ha il razzismo quando non si ha l'integrazione, cioè quando chi arriva non rispetta le nostre regole, non accetta quelli che sono i nostri usi, costumi, tradizioni. Quindi il rigore sull'immigrazione è il miglior antidoto proprio al razzismo.